Salve ragazzoli, allora continuiamo con il gameplay di Return to Castle Wolfenstein. Siamo all'inizio della quarta missione e in questo scenario quello che dobbiamo fare è scortare un tank tedesco che è stato catturato dalla resistenza per prendere in custodia uno scienziato che lavora in questa fabbrica segreta di armi che vuole disertare. In questa fabbrica di armi che si trova vicino alla città di Kugelstad, che è stata bombardata dagli alleati nei giorni precedenti, in questa fabbrica di armi lavora Strasse, il secondo in comando del Reich, e sta sviluppando delle armi segrete e molto pericolose, tra cui questo fantomatico Venom Gun, che non sappiamo cos'è. In questa è una missione abbastanza difficile, bisogna essere rapidi, bisogna fare le cose molto rapidamente, perché se no lo scienziato viene ucciso, il tank viene distrutto e quindi la missione fallisce, quindi ci dobbiamo sbrigare. Ok, per prima cosa tiriamo fuori il nostro fido mitragliatore. Ammazziamo questi soldati tedeschi il più rapidamente possibile. Sentiamo che dicono che non possono, il tank non può avanzare perché c'è un Panzerfaust, ovvero un fucile lanciarazzi, da qualche parte nelle case là sopra. Quindi noi dobbiamo andare per prima cosa a togliere di mezzo questo lanciarazzi che gli dà fastidio. Ammazziamo questo prima. Andiamo di qua. Ok. Fucile lanciarazzi sta qua. Ok. Eccolo qua. Ce lo freghiamo perché ci potrà anche servire. Ora però io salvo perché bisogna essere rapidissimi, perché adesso dobbiamo andare a salvare lo scienziato. Ok, adesso ci dobbiamo sbrigare e andare a salvare lo scienziato. Questo è il carro armato che adesso avanza. Noi per ora gli rimaniamo dietro perché c'è un cecchino che ci dà fastidio. E aspettiamo che il carro armato lo faccia secco. C'è un cecchino che ci spara. Quel carro armato ha distrutto tutto. Sbrighiamoci. Ci becchiamo un po' di colpi, ma adesso non ci interessa. Quello che ci interessa è sbrigarci. Qui bisogna fare attenzione perché c'è un soldato tedesco con lanciafiamme. Questi sono particolarmente rognosi. Dobbiamo ammazzare rapidamente tutti questi qua. Ecco, ce l'abbiamo fatta. Ok, adesso prendiamo subito l'energia. Riserviamo, non c'è un momento per fermarci perché dobbiamo rapidissimamente qui. Adesso ci dobbiamo sbrigare a tornare indietro per dare manforte al carro armato. Qui c'è uno che prima non avevamo ammazzato. Vai. Torniamo dal carro armato e scortiamolo. C'è un cecchino che dobbiamo far secco subito. Sta. Eccolo qua. Qui c'è una batteria anticarro che dobbiamo far secca. Ok.
mezzi stivari. Ok. E adesso vedo che c'è altra gente qua dentro. Lanciafiamme, facciamo attenzione. Ok, e adesso la missione è conclusa. Qui dentro si entra nelle fogne e si può procedere alla sezione successiva. Io però prima di andarmene, carambate, salvo. Adesso quindi risalvo. Ok, adesso che il tank è al sicuro e anche lo scienziato, possiamo concludere la mappa, ma prima volevo provare a prendere il segreto che sta qua sopra. Bisogna riuscire ad atterrare su questa piattaforma qua, cosa più semplice a dirsi che a farsi, perché lo spazio per prendere la rincorsa è veramente pochissimo. Ecco così. Recuperiamo un po' di energia, un po' di munizioni. E adesso che scende senza faccia male, dobbiamo riatterrare su questa cosa qua. Così. Scendiamo. E troviamo l'ingresso delle fogne che sta... dove sta? Eccolo qua. Ok, perfetto. 4 obiettivi su 4 completati, un tesoro, un segreto trovato, niente tesori. Ok, adesso entriamo dentro la fabbrica bombardata, la prima parte della fabbrica segreta delle armi, il suo complesso industriale, è del complesso industriale SWF, è la fabbrica delle armi. Numerosi aeroplani e... armi pesanti vengono prodotte qui, venivano prodotte qui prima del bombardamento aereo. L'intelligence è venuta a sapere che questo era uno dei punti, uno dei posti dove i nazisti stavano creando la loro nuova Venom Machine Gun. Quest'arma, si dice che quest'arma abbia un incredibile cadenza di fuoco, e che sia e se è potente la metà di quello che dicono i rapporti, dove potrebbe rappresentare un severo pericolo per gli alleati. Lo scienziato disertore ha confermato i rapporti che c'è un progetto, un libro chiamato del progetto Venom Gun, che si trova da qualche parte nella fabbrica e che contiene tutte le informazioni tecniche e le specifiche di quest'arma. Precurarsi questo rapporto sul Venom Gun sarebbe una grande fortuna per gli alleati, un grande colpo di fortuna per gli alleati. È imperativo che lo trovi prima di passare avanti. Infatti i nostri obiettivi saranno ottenere questo Venom Gun Project Book e infiltrarci nella fabbrica di armi di Kugelstad. Vediamo, ci troviamo nelle fogne. Per questo video ci fermiamo qui, questa è stata una missione piuttosto rapida. Nella prossima missione ci andremo a infiltrare in questa fabbrica di armi e scopriremo che misteri si trovano al suo interno e cercheremo di ottenere questo famoso rapporto sulla Venom Gun. È stato molto divertente, ci vediamo alla prossima, ciao!